cibo da asporto. Nel 2018 il 30,2% delle persone ha ordinato un pasto a domicilio, più 69% rispetto al 2017. Un giro d'affari da 350 milioni di euro. Vediamo le tendenze per il 2019. Il veg burger, cioè l'hamburger vegano, la cucina birmana o filippina. Vai a sapere. Maggiore attenzione alla frutta, tra cui cocco e dragon fruit. Ne parliamo con Aldo Mario Cursano della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Le consegne a domicilio ormai, Cursano, sono un canale parallelo di offerta al pubblico. Quanto incide sul giro d'affari della ristorazione? Beh, è un segmento che sta diventando sempre più importante e strategico, però riteniamo noi che sia un ambito più domestico che del mercato della ristorazione, perché chi sceglie di vivere l'esperienza al ristorante, socializzare, stare insieme, vivere l'esperienza di un luogo, non è alternativa al delivery. Il delivery si colloca nei confronti di chi non ha voglia di uscire, non ha voglia di cucinare, magari ha degli ospiti imprevisti. Allora, diciamo, la partita di giro è ordinare un qualcosa da poter soddisfare questo aspetto. Quindi è un segmento però importante per la ristorazione, che sempre di più il sistema dei ristoranti sta prendendo molto sul serio, perché rappresenta un valore aggiunto importante che consente anche al modello della ristorazione tradizionale di trarre dei benefici economici e magari poter avere una prospettiva migliore. Si paga mediamente per una consegna a domicilio, Cursano? Beh, c'è un'offerta molto variegata, ma normalmente insomma si va dai 10 come base, ma si arriva a valori importanti. E il problema di fondo che io condivido molto è la garanzia, la sicurezza. Per preparare cibi occorre professionalità, tecnica, attrezzature adeguate per poter fare in modo che quel prodotto arrivi a destinazione. Questo aspetto penso che debba essere molto più attenzionato, perché la sicurezza e la salute è al centro. Aldo Cursano, rispondiamo a questo telespettatore che ci fa questa domanda al nostro canale WhatsApp. Ordino spesso cibo a casa o al lavoro, ma non trovo mai le etichette degli ingredienti. Non sono obbligatorie? Beh, questo quando viene presentato un cibo nella piattaforma, cliccando c'è tutte le indicazioni, se si vuol sapere gli ingredienti, gli aspetti, perché il piatto di per sé ha un processo in cui sono individuati gli allergeni nei menu, nei cartelli e nelle apposite liste degli ingredienti, ma nel trasporto non si può mettere un libro e quindi importante è che chiunque ordini vada a vedere nell'offerta quali sono gli ingredienti e le caratteristiche. Grazie Aldo Cursano.